Io sentivo anche prima un'altra cosa che mi ha piuttosto fatto urtare. Spiego il perché. Momento, io non ho mai parlato. Hai fatto 5 minuti per me. Hai ragione. Io te voglio bene. Però, mo mi piace pure la romana. Voglio dire, ho sentito della castrazione che si può fare in Italia. No, dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cani, compresi razza e non razza, e ci dovrebbero essere dei posti con degli allevatori che hanno un target ben preciso dove i cani sono controllati da un punto di vista del carattere, della salute fisica, non che all'improvviso uno decide, oh, col colpiere sopra, sai, io c'ho un pastorino, io c'ho una pastorina, ci facciamo un incontro tra amici, sì, un incontro tra amici, e facciamo i cucciolotti e ci li vendiamo. Ah, e ci facciamo questo. Questa è quello che ha rovinato la cinofilia in Italia. Cultura. Questa mentalità, purtroppo, negli Stati Uniti, che sono paesi molto più elevati di noi da questo punto di vista, non posso garantire che tutti i cani, tutti, vengono completamente castrati, di razza e non di razza. E solamente diciamo sterilizzati, magari. Vabbè, sterilizzati. Per far sì che i cani vengano controllati nelle nascite, in tutto. Se sterilizzano tutti i cani, tutti. E come nascono gli altri? Ci sono gli allevatori che hanno i famosi. Questa roba qui, cacciatori, l'hanno fatta 20 anni fa. Ma basta parlare, se non vogliamo più. Se non vogliamo avere queste penetrazioni, siamo talmente controllati. Se non vogliamo avere queste gabbie, dobbiamo essere per forza corretti. Prego. Fai una cosa però, mi sta facendo perdere due chili, forse non è umano. Fermati al quarto, perché non lo dobbiamo fare. Martini, ce l'hai la museruola? No, sapete perché non lo vogliamo fare, adesso Martini. Ci sono dei popolari. Cominciamo per con Roma, Nadia Lese. Ce l'avete la bustina? La verità. Bella bustina. Allora riprendiamo porta a porta con il campanello ed entra Rex insieme con Caspar Caparone. Allora, Rex si chiama in realtà Henry. Henry. Ed è. Dai, su, bravo, posso tu. Ed è americano ed è allenato dall'addestratrice Teresa Miller. Dunque, Rex viene trattato come un attore di primo livello. Assolutamente. Ha due. È viziato? No, viziato no, ma lui è una vera e propria star. Ha due controfigure. Sì, due controfigure, come tutti, no, tutti gli attori no, però diciamo che lui ne ha due, perché... Lo sai che io ho un cane che è bello come te, lo sai? Lui è un camerino, cioè, è una vera e propria star, ragazzi, non è mi dai un la gioco. Zampa come durante lo spot? Dai, Rex? Dai. Rex? Qui. Put up. Hola. Bello. Allora, che cosa sa fare Rex? Rex sa fare tutto, gli manca la parola, sa seguire un'indagine, anzi devo dire che mi porta spesso a scoprire chi è il colpevole. Se non fosse per lui starei sempre con Morini dietro una scrivania a cercare Morini sarebbe l'ispettore capo, quello che mi segue in genere, non lo so, tendo a precisare. E niente. Che sta dicendo? Ha detto che è un po' tardi per questo, normalmente lui a quest'ora mangia, però gli ho detto abbi pazienza. Quante volte mangia al giorno lui? Ma lui una volta. Ah, lui è... Sì, però è l'orario che lo turba. Perla, quanto mangiano questi? Pure Perla ha avuto i suoi Rex, no? Sì, all'inizio sì. Della storia. Ma, quanti Rex si sono alternati in tanti anni? Ma sono tre. Diciamo tre. Tre. Sì. Tre. Quanto mangiano questi? Ma diciamo che normalmente si fanno mangiare due volte per non avere il pericolo della torsione dello stomaco. Quindi si danno due volte la mattina e la sera. E qual è la dieta di Rex? Ah, croccantini? Sì, non so. Oppure che ecco, guarda, c'è un piccolo segreto, adesso lo vedi. Lo corrompiamo, piccolo segreto. Guarda un po'. Un piccolo. Guarda un po'. Harry, un piccolo biussolino. Bravo. Harry. Ecco. È quello. Quindi croccantini, si mangia croccantini. Sì, no, adesso gli ha dato un booster perché chiaramente poi sul set quando si danno delle cose un po' più appetitose. Sai, per renderlo un pezzo di booster. Per rendere piacevole, certo. Diciamo così, tra virgolette, il lavoro, perché noi lavoriamo ma loro giocano, insomma. Ecco, ma come si spiega il successo di questa serie? Ma io penso che a parte questa serie, nella storia proprio della scenografia, da Rin Tin Tin. Oppure Lessi, cioè, c'è sempre stato un grande affetto nei film come protagonisti i cani. La particolarità che devo dire hanno provato nella storia di Rex ad abbinarlo a un'ispettrice, a una commissario donna. No, E il connubio non è che sia avuto così grande successo. Non so il motivo. Lui è una bravissima allenatrice donna. Ci sono stati una serie di studi che hanno fatto che dicevano che la questione non so per quale strano motivo non funzionava.
funzionava sempre il commissario uomo con il cane. Forse perché non acchiappava questo commissario, allora dice col cane, ma in qualche modo. Il cane si acchiappa, come diceva il nostro, il cane aiuta. Il cane aiuta. Quindi chi ha difficoltà di approccio, si faccia un cane, vada nei giardini. Guarda, però devo dire che l'unico caso però dove non è così è sul commissario Rex, perché io come ci provo con una, arriva lui per gelosia, zacchete e finisce la storia. Quindi voglio dire. Come viene selezionato Rex? Come viene selezionato? Cioè, che cosa deve avere un cane per fare questo? Fatto una ricerca in origine, cercando delle caratteristiche specifiche del cane, un'ottima socializzazione, sono delle chiavi di apertura dell'interazione. Va bene, allora senti, forse è ora di mandarlo a mangiare. Sì, ancora sì, domattina poi ci abbiamo. Allora, mentre tu vai a mangiare, adesso non si può dire più dottore, quello recita come un cane, perché adesso con tutto il rispetto. Infatti, sul set non si possono dire. Si può dire che un cane recita come un bravo attore. Allora, vediamo con il nostro esperto di cinema, Federico Circi, i cani nello spettacolo. Intanto Rex se ne va di là. Ciao, mi saluti? Ciao, eccolo qua. Ciao. Buonasera. Il suo pronipote è in qualche modo il commissario Rex, l'altro famoso pastore tedesco che dal 1990... È la droga. È il manicotto, è la droga. È la vera droga, è il manicotto. Quanto ci vuole? Una delle grandi questioni che noi dobbiamo affrontare... Mi scusi, per capire, messi all'asta... Quindi... Sono 420 cani... Cioè, con 500, per portare... con 500 euro uno se li porta via tutti... No, il costo è giornaliero, 1,60 euro... Abbiamo già fatto... Ma chiaramente, grazie. Noi avremo i casi di Modica, li avremo che si riproporranno... Se, quindi una vera politica di contrasto. Tu un gatto no, eh? No, no gatti, animals. I gatti per te. Gattaro è il senatore Iannuzzi che sì. Ho frequentato. Però quando tu hai troppi gatti in casa c'è una puzza di pipì che spirito ce l'hanno. Ecco, ma mostrate il numero del Ministero della Salute per piacere. Per chi volesse, certo, allora, l'abbiamo fatto per tutto, per... ma dovevo farlo anch'io. Ho capito, ma poi deve intervenire ci vado. Questo è uno, poi sul sito del Ministero della Salute c'è anche. Arrivederci, buonanotte.